amici, benvenuti ad un nuovo appuntamento della nostra trasmissione Vis-à-vis, lo spazio nel quale incontriamo ospiti speciali, come è il nostro ospite di oggi. Un affettuoso abbraccio e un ringraziamento a Don Virgilio Annetti per aver accolto l'invito, a raccontare la sua bella esperienza di chiesa in tanti anni. Nella chiesa di Arezzo, Cortona, Sansepolcro. Benvenuto, Don Virgilio. Grazie, grazie a voi, grazie. Parroco per un'infinità di anni, poi ora entreremo nel dettaglio di Rigutino. Esattamente 48 anni, 48 ma anni. non sono il più longevo però, perché prima di me c'è stato nell'Ottocento un certo Gregorio Cardini che è vissuto come parroco per 52 anni. Però siamo andati vicino, Sì, siamo andati vicino. molto vicino. Dopo di me invece c'è stato il mio predecessore, Don Alfredo Barbagli, Monsignore anche, un titolo onorifico perché ha terminato la chiesa di Rigutino. È stato un costruttore quest'uomo e ha lasciato un'impronta veramente bella della sua presenza. Anche oggi la canonica, la chiesa finita, è opera sua e diciamo anche di un intero popolo perché si erano tassati all'inizio del 1900 tutte le famiglie con la decima e la decima dei loro raccolti, dei loro ingressi, diciamo così, economici, erano dedicati per la Chiesa, cosa oggi sarebbe Possibile, impossibile. certo. Quindi questa chiesa è un monumento a tutto il popolo di Questo è Rigutino. molto bello. Ci hanno messo 25 anni per costruirla, ha avuto delle tragiche vicende, c'è stata la Prima Guerra Mondiale, poi per la scarsità di mezzi e anche di strutture, una parte cadde, quindi furono obbligati a ricostruirla di nuovo. Cominciarono nel 1911, fu terminata nel 1936, con una bella, diciamo così, manifestazione e con le cresime di tutti i bambini del vicariato, 130 ragazzi della zona vicariale di Rigutino. Quel giorno passarono la cresima, 26 giugno 1936, e il vescovo consacrante era allora Monsignore Emanuele Mignone, un'altra bella Grande. figura, ecco, nel nostro clero aretino. Allora, Rigutino proprio all'entrata della città di Arezzo, molto vicino ad Arezzo, no? Diciamo che è la periferia più numerosa. Perfetto, la periferia più Più numerosa. numerosa, sì, sono 2.300-1.400 persone, 780 Quindi, famiglie. però, è un'area, una parrocchia, insomma, che porta bene al parroco. Beh, diciamo, è una parrocchia che si è sviluppata dagli anni 60 con quello che si chiama il miracolo economico. Quando sono arrivato io nel 1964 c'erano quattro automobili e tre telefoni. Oggi il telefono è in ogni casa, Ci diciamo che mancherebbe. ogni persona ha il suo C'ha il telefono telefono. e le macchine, come le biciclette un tempo, ognuno ha la sua macchina. Quindi ecco, tant'è vero che quando si vedeva una fila di macchine nella strada si diceva ecco c'è un matrimonio, perché macchine in fila l'una dietro l'altra, 10, 8 macchine, insomma, Poteva era essere soltanto un un matrimonio, una matrimonio. cerimonia. Oggi è tutta una cerimonia perché da Arezzo, la periferia, a Castiglioni, la mattina verso le 7:30 è È un una coda continuo, infinita. infatti, ricordiamo anche la strada, Sì, insomma, bene, ecco. sì. La Quindi è 71 è proprio. diventata una strada anche tragica perché porta sempre degli incidenti e purtroppo anche dei morti. Don Virgilio, prima di parlare della tua vita, di questo lungo e bello, intenso percorso che ha contraddistinto, che contraddistingue la tua vita, vorrei che tu raccontassi qual è stata la tua emozione nel salutare domenica il nuovo parroco di Rigutino, Don Luigi Buracchi, Allora, che prende un'eredità non sì. indifferente. Io ho dovuto anche contenermi, io non potevo piangere, vedevo piangere e questo ci faceva anche piacere, vuol dire che si lascia, che dire, un bel ricordo, perché è Caspita. bello. Diceva Solzhenitsyn, è bello partire o anche morire e lasciare dietro di sé un bel ricordo, l'ambiente pulito. Ecco, Bravo, questo c'è, bravo. penso di aver lasciato, ecco, un ambiente bello. E al nuovo parroco di aver dato, ecco, delle strutture
Per cui dicevo, chi verrà dopo di me a Rigutino avrà da comprare soltanto le ostie, perché tutte le strutture, potremmo dire parrocchiali, sono state costruite, sali parrocchiali, ambienti catechistici da Caritas, addirittura anche una cappellina del commiato. È vero che è stata ricavata dal mio garage, però è un garage addobbato proprio come una cappellina bello del commiato, questo, poiché tante famiglie oggi non hanno più dove la possibilità di fare la veglia funebre in casa. Arrivano tante persone, certo. E allora ecco, noi abbiamo costruito anche per questo la cappellina del commiato. Cosa hai detto a Don Luigi? A Don Luigi ho detto, guarda che qui trovi una parrocchia viva, quindi devi essere veramente capace di gestire queste 13 associazioni, di cui la metà sono nate in parrocchia. La Fratres è nata in parrocchia, fosse pure la Via Crucis, che è stato riconosciuto dal Comune come un movimento che entra nel calendario degli avvenimenti, eccetera. Poi abbiamo la Caritas, abbiamo la musica antica, abbiamo anche il Carnevale. Quindi non sembrere... manca niente. Ecco, sembrerebbe una cosa, come dire, ludica, eppure ecco, il Carnevale di Rigutino ha già oltre 46 anni di vita ed è stato uno dei, diciamo, dei carnevali ecco, più antichi della zona. Poi è venuto Arezzo, Alberoro, però ecco, noi ancora siamo sulla breccia e lo chiamiamo il Carnevale dei Bambini. Esatto. È nato in parrocchia anche questo. Che bambino sei stato, Don Virgilio? Ma diciamo un pochino ribelle, tant'è vero che... E non l'hai perso questo? Ma sì, il carattere mi è rimasto, tant'è vero che nessuno avrebbe scommesso un dollaro bucato sulla mia riuscita come a farmi prete. Quindi prete si farà, ma chissà come sarà questo prete. E questo mi è rimasto sempre un po' in mente. Guarda che non ci sia una profezia che abbia tradito, ecco, questo disegno, insomma, un prete. Perché... Permettimi una cosa, tu sei nato anche in un anno particolare, nel 1939. Eh sì, quindi l'anno della guerra. L'anno della guerra. Io mi ricordo anche il passaggio. Della seconda guerra mondiale. Avevo 5 anni quando passarono la guerra. Mi ricordo questi giovani tedeschi che arrivavano su arrabbiati, parlavano, abbaiavano come cani. Poi ragazzi, venivano da Cassino, quindi venivano da una situazione tragica e vedevano dappertutto un nemico. E avevano ragione, perché non sapevano se un uomo che non era un militare gli poteva sparare, lo lasciavano per la strada. Quindi ho capito questo, quando ho fatto in Germania, abbiamo fatto la giornata della gioventù. Siamo andati ospiti di un certo Erich Kohl, Kohl come il presidente cancelliere. Esatto. E questo ragazzo che aveva 20 anni ci raccontava tutto il suo dramma. È stato ferito a Bracciano, ci ricorda, e quindi la paura, poi persone, noi si parla sempre male dei tedeschi, ma allora, bisogna mettersi anche nei loro panni. Ragazzi di 20 anni anche quindi loro, certo. Erano qua, soffrivano, non sapeva che era il nemico, quindi il partigiano dietro una siepe che lo uccideva, lo lasciava sulla strada. Certo che poi lasciavano alla popolazione il prezzo da pagare, perché la legge Kesselring diceva che per ogni tedesco ucciso, non in battaglia, ma dei partigiani, ecco, erano 10 ostaggi. La rappresaglia. E quindi era una rappresaglia. E quindi è stato un momento doloroso. Io ho rivisto questi momenti. Ma soprattutto mi ricordo gli aerei. Gli aerei che partivano da Foggia per andare, l'ho saputo dopo, in Germania. Non ci si metteva per terra. Come base aerea a Foggia. Si metteva per terra a contarli, 40, 50, luccicanti, bellissimi, tutti d'argento. Ed erano carichi di morte. E diceva, dove vanno questi aerei? Dice, in Germania. Ma da ragazzino, che ne sapevo della Germania? Quindi però, un'ora prima che arrivassero, sentiva come il rumore di una tempesta, minacciosa. Proprio certo. Metteva terrore, paura. Poi si vedevano, ecco, strisciare in questo cielo, bellissimi, bellissimi, però, ecco, carichi di morte. Ecco, questa era la guerra. Quindi io sono passato sotto un fronte, perché quando sono arrivati gli inglesi e sono partiti i tedeschi, ecco, c'è stato un conflitto continuamente. Io mi sono rifugiato in una, trincea, e sopra passavo le bombe, tant'è vero che una bomba esplosa, ci scoprì un po' di terra, di terriccio. C'era io e la mia cugina e si pregava allora la Madonna di Canosso
la Madonna del bagno, perché ci salvasse. Che bello, e ci ha salvato. Per cui quando vado al bagno, ecco, sono sempre riconoscente a questa immagine che mi ha salvato in un momento critico. Avevo 5 anni. 5 anni? Quindi sì. bambino. Sì, sì, sì. Ma non mi rendevo conto, non mi rendevo conto di quel che si è passato. Non poteva essere soltanto diversamente. Soltanto che la mia cugina diceva, preghiamo la Madonna. Che poi sei cresciuto? Beh, sono cresciuto, diciamo, sono entrato in seminario. Hai fatto il minore anche? Sì, sì, siamo entrati da piccolo, ho fatto la preparatoria, il ginnasio, il liceo e poi la teologia. Insomma, diciamo, non ero né tra i peggiori né tra i migliori, insomma. Diciamo, ecco, ho avuto sempre quasi dei buoni voti, però, diciamo, ecco, bisognava faticare, perché la vita del seminario, quando mi dicono, ma tu il militare l'hai fatto? No, ma ho fatto 14 anni di seminario, il che vuol dire, è una vita, alle 6:30 ci si alzava. Di disciplina, disciplina. Soprattutto era il silenzio, si doveva osservare il silenzio, ma ti rendi conto, 160 ragazzi, se ognuno chiacchierava, era un terremoto, quindi il silenzio era la regola che si doveva rispettare. Tant'è vero che la punizione, quando uno faceva qualche piccola marachella, era di metterlo in silenzio, di non far ricreazione. Tutti potevano giocare, ma tu eri in castigo, non potevi giocare, eri in silenzio. Capito? Lo sai cosa ha raccontato proprio in questa trasmissione Don Bezio Soldani, sì. No? Che è stato nostro ospite qualche settimana fa? Che anche lui ha fatto il seminario minore, maggiore, ecco, questo silenzio ha raccontato che è stata un po' la disciplina per la sua intera vita, questo imparare a stare in silenzio, questo osservare questi momenti anche con costrizione, in questo caso la disciplina, però è stata una grande disciplina poi per la sua vita. È vero, è stato lo stesso anche per te una questo. Interiorità, perché ti interroghi, perché con gli altri non si costruisce nulla, quindi abbiamo bisogno di questi spazi, ecco, che di silenzio, è un dialogo che fai però con te stesso e con Dio, quindi senza il silenzio è una regola d'oro, tant'è vero che i trappisti e San Bruno è rappresentato sempre con un dito in alla bocca, all'idea del silenzio. State zitti, silenzio. Una volta noi preti, visto quando si trova preti, come dire, è una festa perché si trova di rado e quindi si fa sempre un po' di confusione. E siamo entrati nel monastero di Fontavellana e noi si chiacchierava e il monaco disse: qui è il luogo del silenzio. Ecco, ci richiamò a una realtà, ecco, che è vera, quindi non è la confusione, non è le chiacchiere, le parole. Ma dell'interiorità, esatto, del silenzio. Così. Quindi ci hanno abituato a questa interiorità, ad ascoltare e ad ascoltarci, anche questo. Allora, ordinato sacerdote quando? Nel 1964, è una data che come il tuo matrimonio, si certo. È felice, quindi te la ricordi sempre. 21 giugno 1964. Solstizio d'estate. Quindi. Solstizio d'estate, sì. Mi ricordo, ecco, era un momento atteso, perché è il momento in cui tu hai, che dire, la piena realizzazione di un sogno, sacerdote novello, e quindi destinato a Rigutino. Lo sapevo che sarei andato a Rigutino perché il vecchio Monsignore, io essendo, diciamo così, frequentatore di quella parrocchia. Ma tu dove sei nato? Io sono nato a Palazzo del Piero San Cassiano, quindi su quei monti che hanno dato però altri 3 preti. Quindi la parrocchia di San Cassiano è stata ricca, ecco, di vocazione. Io sono stato il primo proprio, sì, sì. E poi anche due frati cappuccini anche. Quindi la sua in montagna, ecco, è nato anche da un desiderio. Io ero una persona curiosa, mi piaceva studiare, poi mi faceva anche fatica. Però ecco, l'unico modo per studiare i ragazzi della mia età erano due, perché non c'era la scuola d'obbligo, quindi non c'erano i ragazzi che ti portavano i pulmini che ti portavano a scuola. Quindi in montagna soltanto la quarta elementare c'era, neppure la quinta, che la legge Casati obbligava almeno a avere il proscioglimento di quinta, si chiamava. Quindi chi aveva il proscioglimento di quinta aveva già un titolo di quasi di studio, poteva fare il carabiniere, poteva mettersi un negozio. Quindi molta gente era svantaggiata anche per questo. Io, un ragazzo curioso, mi faceva lo studio, ecco, il seminario. Ma non è per questo che io sono entrato in seminario. La cosa più curiosa è questa, che il mio prete aveva una bella moto, una Triumph,
inglese. Mi piaceva tanto quella moto, ma tanto. Sento ancora l'odore della benzina di quella moto. Sento ancora nel naso quell'odore, ecco, acre di benzina, che proprio mi faceva, come dire, entrare in visibilio. E mi disse: io mi faccio prete per comprare una moto. Ci posso credere. Come vero, vero. Quindi è la moto che ha spinto a entrare in seminario, per avere, ecco, una moto simile a quella del mio prete. Un bel sogno. Però non si è mai realizzato, perché mi sono comprato soltanto un cinquantino. Ecco. Un cinquantino. Però devo dire la verità, quando vedo una moto sento sempre una fatale attrazione. Mi piace un tanto, non la comprerei. Sì, sì. Però ecco, quando vedo una moto io, ecco, vado in visibilio. Un sogno da bambino che ti è rimasto. Sì, così. Che mi è rimasto. Sì. Allora, quindi destinato a Rigutino. Destinato a Rigutino, quando arrivai a Rigutino, ecco, fui commosso per tutta tanta folla che mi accolse per la strada che dalla nazionale. Com'era Rigutino nel 64? Allora, nel 64 Rigutino era un paese prevalentemente agricolo. Agricolo, certo. E diciamo così. Beh, normale come ho potuto. Normale, questa... sì. Quindi in tutte le case c'era i maiali, le pecore e le vacche. Vabbè, oggi non trovi più un animale in queste case. Dove c'erano le belle stalle, ci hanno fatto dei bei salotti, capito? Quindi era un paese prevalentemente agricolo. T'ho detto che a Rigutino, quando sono arrivato, c'erano 3 telefoni e 4 macchine. 4 macchine e 3 telefoni, capito? La gente era sulle 400 famiglie, adesso siamo vicino a 800. 780 famiglie, quindi si è ingrandito. Raddoppiato. Si è ingrandito a scapito però delle popolazioni vicine, cioè di Vitiano e di Frassineto. Certo. Che avendo, diciamo, queste zone dei proprietari terrieri, non davano il terreno per costruire, mentre Rigutino potevano costruire. Quindi si è ingrandito a spese di Vitiano, certo, e di Frassineto. Tant'è vero che via della stazione che va a Frassineto, lì ci sono tutti i frassinetini, la via che, romana, che viene a Rigutino, ci sono tutti i vitianesi, insomma, capito? Quindi è cresciuto come numero. E poi il discorso è che, diciamo, la qualità della vita è un po', diciamo, cambiata. Prima si sapeva della famiglia quello che cucinava l'altro. Si sapeva di chi era il cane e il gatto del vicino, si conosceva tutto. Beh, questo è un po' quindi, il mondo intorno che è cambiato. Certo. Adesso si sta perdendo questo senso di paese, di conoscenza, con l'arrivo anche degli stranieri, con i quali noi siamo molto aperti. Ecco, però, diciamo, si è perso questa comunione, questa fraternità. E in più, ecco, io non trovo... solo a Rigutino, però, questo purtroppo, sì, anche in città, in un condominio, esatto, non uguale. Si sa spesso chi sta sopra e chi sta sotto. Ecco. Quando sono venuto a Rigutino, la chiesa era piena, e giustamente nel sinodo del 1936 si diceva che la Val di Chiana aveva un'affluenza del 76%, quindi la chiesa era piena. Adesso vedo sempre più delle banche vuote, quindi per noi come parroci questo è una tristezza. Io ho costruito diverse strutture, però la cosa che mi rimane più nel cuore è che un pastore andò in cerca di una pecora smarrita e nel 99 era al sicuro. Oggi c'è rimasto una pecora sola e nel 99 si sono smarrite. E questo per i sacerdoti è veramente un momento di sofferenza. Quindi c'è una fuga, c'è un abbandono. Ci si chiede dove fuggite, dove andate, verso niente. Cioè noi stiamo oscurando la nostra fede. È vero che in un mondo agricolo i santi avevano la loro importanza, perché in questa data si schiacciava l'aglio per San Giovanni, poi si facevano questa erba di San Giovanni, per i santi si faceva questi dolci, per Natale si facevano i cavallucci. Tradizione, insomma, c'era, certo, una tradizione, sì, che rispettava. È vero. Sant'Antonio era una delle feste agricole le più importanti. Chiaro. Quindi in casa, a capo al letto, c'era la Sagra Famiglia, sempre, in tutte le case. È vero. Diciamo. E nella stalla, con tanto di onore, l'immagine di Sant'Antonio, perché proteggesse i loro animali, che era una forza lavoro, non c'erano i trattori. Quindi, una ricchezza vera. Esatto. Il contadino con i suoi animali ci parlava, avevano un nome queste vacche, quindi il contadino amava i suoi animali, capito? E quindi, ecco, c'era un affetto, ecco, tra uomini e animali, ecco, diceva
quando uccisero Moro, diceva uno psicologo, la colpa è di questi ragazzi che sono cresciuti senza vedere un animale. Gli animali che soffrono. Quando stava male, diciamo, una bestia, la gente soffriva, andava a chiedere la benedizione, si invocava Sant'Antonio. Quindi c'era una sintonia tra l'uomo e il suo animale. E quindi, ecco, vedendo soffrire l'animale, si vedeva il dolore. Adesso, ecco, è scomparso anche l'immagine del dolore. Quindi la nostra gente, ecco, il bullismo, è dovuto proprio a questo fatto qua, che la gente pensa che sia soddisfatta quando vede soffrire l'altro. Ma io ho visto piangere delle persone che gli è morto il proprio cane, e lo capisco, un animale di compagnia. Sì, certo. Quindi certo, sentono un affetto, quindi hanno vissuto 10-15 anni, lo considerano in un modo anche sbagliato, ma proprio come un figlio. Questo è un po' esagerato, però ecco, probabilmente nelle nostre case, mancando gli affetti, allora si rivestono sugli animali. Che non chiedono, ma che solo non chiedono, danno. Che certo, ti danno tanto. Questo poi se tu vai ai supermercati, guarda che oggi la spesa per le persone è minima, ma per gli animali vedi buste, scatolette, di tutte le qualità, di tutte le razze. Negozi interi che vendono di tutto di più. Filiere certo, intere che vendono per gli animali. E tant'è vero che si diceva, quando gli albanesi vedevano che c'erano le scatolette per gli animali, dicevano, se ci sono per gli animali, ci saranno anche per le persone da mangiare. E quindi fuggivano anche a nuoto, attraversavano. Erano gli anni del grande sbarco albanese, sì, questo era perché nota, questa cosa. Era la società del benessere. Era la televisione italiana che veniva presa a Tirana, e quindi c'era questa immagine perfino esagerata, di una ricchezza che poi non corrispondeva esattamente alla realtà, però era l'immagine. Era l'immagine. Cosa è cambiato da allora? È chiaro che il mondo è andato avanti, Don certo, Virgilio, questo è anche guardare indietro, è chiaro, insomma, è giusto guardare, ma bisogna in prospettiva anche portarsi, come si dice, il passato sulle spalle per guardare avanti. Tu hai fatto, in tanti anni, hai fatto realmente tante cose, e non lo dico perché siamo in questa chiacchierata, hai fatto talmente tante cose, hai capovolto un po' in qualche modo Rigutino, vivacizzandola, creando associazioni. Hai favorito, diciamo così, sì, hai favorito. Ti sei rimboccato le maniche, e anche creando strutture. Ho fatto il manovale. Ho fatto il manovale molte volte. Sempre accanto alle persone, tua gente. Sì. Quindi diciamo, ecco, abbiamo costruito, questo è vero, abbiamo costruito 2 sale parrocchiali, ho ristrutturato un asilo, ho ristrutturato tutti i tetti della canonica, della Pieve, e soprattutto, ecco, abbiamo rivalorizzato un centro, potremmo dire, della Pieve di Rigutino, la Sassaia, quindi che è il punto storico della nostra storia. Quindi lassù è nato il paese, che anticamente si chiamava Bricianum, oppure il Butintoro, quindi San Pietro in Butintoro, perché il titolo ha avuto diversi passaggi. Quindi il primo era San Pietro in Butintoro, che sarebbe potente per San Pietro. Certo. Ed era un titolo che è stato ricavato dall'antica Pieve, che adesso è un ristorante, di Vitiano. Quindi il titolo della prima chiesa era San Pietro. Poi nel 1200-1300 cambiò Santi Quirico e Giulitta, San Quirico e Giulitta, che sono 2 martiri, madre e figlio, madri orientali, quindi probabilmente di Tarso, così almeno dice la tradizione. Ora, scherzando, qualcuno dice si sa che erano martiri, ma non si sa se siano esistiti, come del buon Omero, si dice che era cieco, ma non si sa se sia esistito, insomma. O meno, però. Quindi, però ci sono 160 chiese in Europa, dico in Italia, che portano il nome di San Quirico, anche dei paesi interi. Qui accanto a noi San Quirico d'Orcia, anche nell'Anconetano San Quirico, Firenze, quindi anche, hanno, certo, avuto, ecco, hanno avuto una grande diffusione, un bambino, e noi abbiamo costruito il mio 50° di sacerdozio, ho fatto fare a De Perenne Re Memoriam, a ricordo dell'avvenimento, questa porta di bronzo, una porta di bronzo che è la porta dell'accoglienza,
c'è Quirico, c'è Quirico il bambino e Giuditta alla porta della chiesa che fanno, accolgono. Quindi ecco, come per dire, entrate, venite, e sotto c'è scritto queste frasi bibliche: questa è la porta del cielo, questa è la casa di Dio, questa è la casa, hic domus Dei, ecco, questa è la porta di Dio, iano cieli, la porta del cielo, e questa è la casa di Dio. Che bello, quindi è un invito a entrare. E l'ha fatto un giovane artista, è la prima sua opera che ha fatto. Quindi abbiamo cercato di valorizzare questo giovane di 25 anni, che ha fatto quest'opera veramente bella. Gli ha portato fortuna, perché l'hanno scoperto il suo genio, anche il Raspini, l'orafo, per cui lavora. Ecco, bello, lavora. Bello. Ecco, tant'è vero che lui ora, così anche nel mondo laico, ha fatto a due figure aretine particolari, che sono all'inizio del cammino della Val di Chiana, sul percorso della Val di Chiana, due personaggi aretini molto conosciuti che hanno fatto un po' la storia. Una è la Sputesce, tu ne hai sentito parlare. Sì, sì, era, sì, personaggio mitico. Personaggio mitico. E poi l'Omino d'Oro, io l'ho conosciuto tutte e due perché sono morte, diciamo, negli anni 70. E hanno lasciato, come dire, ecco, Arezzo era rappresentato anche con queste figure minori, però quest'uomo vestito tutto dorato, certo, era lì dove c'è adesso quel chiosco alle Poste, davanti, sì, con la sua bicicletta, stava delle giornate intere. O perché? Perché aspettava il figlio che tornasse dalla Russia, capito? Quindi un uomo che aveva perso, potremmo dire, vuol dire la memoria, questo figlio che lo aspettava, se non lo tardasse a venire, lo doveva riconoscere, perché era un tipo particolare. Vedi quanta tenerezza c'è, diciamo, ecco, in questi personaggi, e così pure anche... Di un mondo che è esistito davvero. Sì, 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 questo... Quindi ecco, è un mondo che è esistito. E questo ha fatto questo Raspini. Poi ecco, noi abbiamo costruito, ecco, con le acri, ma attraverso un personaggio molto, molto qualificato, e lo voglio ricordare, Angiolino Corradeschi, abbiamo costruito 36 quartieri a Rigutino con le acri. Abbiamo dato casa a 36 famiglie. Io ero il segretario di questa cooperativa. E quindi ecco, abbiamo vissuto 5 anni. Siamo negli anni 90? Negli anni 70. Negli anni 70, dal 73 al 78. In 5 anni abbiamo costruito 36 quartieri. Abbiamo dato casa a Rigutino perché era un problema, quindi le case. Quindi un alloggio, potremmo dire, ecco, chiamato popolare, certo, però dignitoso, bello. Assolutamente. E che era poi l'architetto Lupi, quindi un nome famoso ad Arezzo, quello che ha costruito la chiesa di Via Giotto, certo, non di Via Giotto. La chiesa di Via Redila, agli Orti Redi, e Rupi. Quindi è stato lui l'architetto che ha costruito queste case. E quindi ecco, è una soddisfazione. E porta il nome del San Quirico, Cooperativa San Quirico, il titolare della parrocchia. Tu hai avuto un fil rouge, credo, che accompagna un po' la tua vita, mi sembra di comprendere, un grande amore per gli altri. Nel sì, senso più puro e più bello del termine, una passione autentica per il tuo popolo, per la tua gente, e un impegno nel sociale, quello hai appena detto questo, e una passione innata per la cultura che ti ha portato a fare molte cose belle. Sì, adesso noi ogni domenica pubblichiamo un fogliettino che si chiama Vita Parrocchiale, da 52 anni tutte le domeniche. Non è stato escluso nessuno, anche quando andavo in vacanza lo stampavo perché venisse distribuito la domenica. Sono 25 volumi di 2-3 anni ognuno, quindi c'è 50 anni di storia. Quindi sono, sui primi tempi, diciamo, componevo io il pensiero, una pagina, diciamo, si chiama foglio, che è un pochino più grande dell'A4. Poi è arrivato la 4, quindi è arrivato nuovi strumenti di duplicazione, e quindi adesso però mi avvalgo un po' pigramente di non scrivere completamente, diciamo, la pagina, ma taglia e incolla. Quando c'è un articolino un po' interessante, ecco, lo ricopio. Poi però ci metto le notizie della parrocchia. Tant'è vero che una ragazza che aveva un battesimo
a questa ragazza, 30 anni, dice: Don Virgilio, guardi che nel foglietto della domenica nel 1977 lei mi ha fatto gli auguri quando io sono stato battezzata, ora li faccio anche per il mio figliolo. Che bello. Dico, glielo farò per il tuo figliolo, per lui quando avrà figlioli io non ci sarò, però la memoria rimane. Quindi 25 volumi, ecco, della storia di Ricutino. E poi anche un'altra pubblicazione. Ma ho avuto anche delle storie con questi foglietti, devo dire, quindi anche delle beghe, capito? Delle beghe, perché una volta scrisse... Perché non hai peli sulla lingua. È vero, ecco. Perché non mi so contenere. Una volta, perché mi lamentai, stavo facendo... Ma perché è lo spirito ribelle, Virgilio, che viene sempre fuori. L'hai, sì, detto fin da piccolino, eri così. Stavo facendo la scalinata della chiesa, che me l'avevano spaccata tutta. Quella, invece, era di travertino, quindi... E allora, appena finita, ancora non finita, poi me la spaccarono un'altra volta. E io, insomma, nel giornalismo, a me queste cose mi costano sacrificio. Ragazzi miei, io vi auguro una vita abbiate come Adamo ed Eva, lacrime e sangue, perché, ecco, possiate capire il valore delle cose, di chi ci mette anima. Una signora andò dal vescovo: ma guarda che tipo di parroco che abbiamo, che augura lacrime e sangue ai nostri figlioli. Era un po' contestualizzata la allora, cosa. Sì, e poi andarono dal provveditore agli studi: ma senti che insegnante che abbiamo nelle scuole. Andarono dal Don Liberatori, che pensa al carcere: ma pensa questo prete quanto è così. Andarono dal vescovo, il vescovo era Bassetti, che poi gli ho fatto il segretario per 5 anni. Dopo ma cari signori, ma se questo prete sa da fare e i vostri figlioli gliela spacca, mandategli uno scapaccione. Ma fui messo sui giornali, no, sui giornali. Poi un'altra battuta, quella è più tremenda, perché in una settimana ebbi tre furti. E io dissi: io non ne posso più. Sapete che vi dico? Che, ecco, la battuta era un po' la Benigni, che quel, e mise quella parola così, in italiano benedetto vuol dire, ma insomma, quel benedettomo che si chiamava Himmler, quando mandava i vagoni là, certo, quella la ricordo molto bene, insomma, e non fu facile gestirla. Fu uno scandalo, dice, aggiungere un vagone di rom, capito? E io dissi: Virgilio, scusa, ma ora che è passato, ma come ti vengono queste cose, veramente? Ma perché, ecco, non ne potevo più, tre foto in una settimana, io vorrei vedere chi era. Allora, ecco, diciamo così, per il esasperato, se invece di uno avesse messo due, il dialetto, io avrebbe avuto un furto o meno. Voi che ne dite? Ascolta, pubblicamente sei pentito di quella frase o no? Ma diciamo così, ma ha dato una pubblicità enorme, perché ne hanno parlato dappertutto. Abbondantemente. Ma io non avrei fatto mai il ferroviere, non ucciderei manco una mosca. Era una battuta alla Benigni, capito? Quindi non fu capita in questo stile. Ma qua siamo nel politicamente corretto adesso, capito? Virgilio. Quindi non è... invece di uno o due, io avrei avuto un furto o meno, capito? Oh, scapiti cielo, e quindi al Vaticano, e poi i giornali, anche il The Guardian e cose, no? E poi a Benedetto, perché noi Benedetto non vuol dire sia benedetto da Dio, ma quel benedetto, quello sciagurato. In toscano, troppo. Quello sciagurato, quindi è una battuta. Se che una campagna mediatica, vennero a Ricutino tutti... vennero a Ricutino tutto il sinistrume d'Arezzo a cogliere firme perché il parroco di Ricutino deve essere mandato via. Arrivarono, li presero a pesce in faccia, botte, li mandarono via, che un altro poco di picchia. Perché la tua gente ti ha difeso fino in fondo. La gente, ecco, mi ha difeso, veramente, sì. Mi ha difeso, perché ha capito, ecco, no, la battuta. No, ora, è una battuta infelice, ma contestualizzata in questo spirito. Ma chi è che dice qualche volta di fronte a una strage: io questa gente qui l'ammazzerei? Dopo non ammazzerebbe nessuno, ma voglio dire, ecco, io questa... è lo sfogo di pancia, sì, certo, sì, assolutamente. Che, questo, sì. Quindi non, oggi ci ripenserei, ma digetto in quel modo, ecco, diciamo così, perché ha causato... Ma lo sai qual è il problema, secondo me, Virgilio? Che se uno le dice basta le cose, è verba volante, sì. Il problema è che tu scritta, ma sì, quello lì... Sui giornali, andate sui giornali, capito? Quindi si è moltiplicata la cosa. E un'altra volta sui giornali, stavolta sui giornali, no, su Facebook, questa Chienge, sembra che sia una fake news, disse che con questi mercatini di Natale, lei non è d'accordo, questi mercatini di Natale, tutte queste cose. E io rispondo su Facebook: se queste cose non ti piacciono, torno in Africa, tra i tuoi gorilla. Mamma mia, allora.
Ascolta, questa era un'eurodeputata. Sì, allora, ascolta. Allora, il giornale aretino, ma ancora questo prete, ma mica ce l'ho con lei perché è nera, ce l'ho con lei che se non gli piace la nostra tradizione, vieni qua e vedi, trovi una cultura e non ti va, attorno a casa tua. È come quelli che non vogliono i presepi, che ti disturbano, un bambino ti dà noia, no? Se fosse dire che un dittatore che avesse fatto qualcosa di orrendo, ma un bambino è nato da un bambino, a chi disturba? No, disturba agli italiani, perché molte volte non sono gli islamici, ma sono gli italiani. Quindi io me la ripresi così perché salvando il Natale. I giornali ne parlarono ancora una volta, il vescovo mi chiamò un'altra volta. Ci hai fatto il piottolo. Però, ma che si fa? Una tempesta in un bicchiere d'acqua. Questa è una battuta che si dice così, no, se non ti torna è chiaro. Allora, io credo che il fatto che tu sia toscano, aretino... Eh sì, c'è qualche di Pietro dell'Aretino. Questo, capito, rende ancora più grave, virgolettato, sì, la cosa, perché sei diretto, perché non ci sono filtri, sì, no? Sì, sì. Ora siamo in un momento così, ecco, del politicamente corretto, per non cui... Non si devono dire le cose come stanno. Non è che ecco. Si devono dire, infatti, non si dicono. Io mi ribello, anche nella predicazione qualche volta, lo dicono. Insomma, a me mi piace, ora le feltre dice, ma che devo parlare? L'inglese che io lo conosco. Io i gay li chiamo con un altro nome, adesso non te lo dico, ma come si dice aretino, capito? Io li chiamo in questo modo. Ebbene, non c'è, se devo usare un nome inglese, se usiamo il politicamente corretto. Ma il politicamente corretto è dire le cose non come stanno, ma come vorremmo dire, indorare una pillola. Senti, Don Virgilio, invece facendo un discorso serio, invece molto serio e anche molto pastorale, tu che hai vissuto veramente la storia di questa diocesi, anche poi l'unità delle tre diocesi, insomma, quindi ce l'hai. Ecco, anche questo cambiamento a cui il nostro Vescovo Riccardo ci ha chiamato anche con il sinodo diocesano abbiamo appena concluso. Ecco, quindi un tuo commento anche su questo e anche veramente un commento anche su come è cambiato anche proprio nella società questa nostra realtà, facendo anche riferimento all'immigrazione. Parlando seriamente, però in questo caso. Cioè, è un fenomeno nuovo che non siamo stati abituati. Non siamo stati, neanche siamo forse capaci, pronti a... Capaci a gestirlo, quindi che l'hanno lasciato purtroppo sull'Europa. L'Europa dell'Italia se ne infischia, quindi ecco, io dico, le mosche dal naso bisogna cavarsele da noi, perché andare a piagnucolare in Germania o in Francia, l'Italia non è considerata nulla. Hanno fatto un summit sulla Libia, hanno chiamato la Turchia, la Germania, la Francia, così, l'Italia esclusa, come se noi non c'entrassimo niente. Quindi in Europa non siamo considerati proprio nulla. Io non so se dipende un po' dai nostri politici, da non farsi valere, insomma. Quindi ecco, essere considerato una nullità, ecco, questo mi dispiace. Quindi ecco, quando si parla che va gestita, è vero, perché se è un'invasione cambia radicalmente la storia, quindi si crea un meticciato, come qualcuno pensa di sognare, tipo Soros, quindi una sostituzione etnica. Ma se tu cambi, ecco, la nostra tradizione, le nostre culture, i nostri paesi spariscono, certo. Cioè il nostro paese è riunito attorno a un campanile, attorno a una sua storia, attorno a una sua tradizione, certo. Quindi che... Ecco, bene o male, ci si configura. Se il Natale è questa festa di famiglia, di insieme, di pace, di messaggio, se si toglie la nostra storia, non ci rimane nulla. Se tu dici io non sono più niente, è naturale che se tu non sei nulla, c'è qualcuno che è più forte e ti annulla. Quindi il confronto e il dialogo è fra uno che ha i suoi valori e l'altro. Non è che io rinnego i tuoi valori, ma questi sono i miei. Ma non è che io li possa annullare. Si può convivere assieme. Per accogliere te. Certo. Quindi ecco, l'accoglienza giusta va regolata, a mio giudizio. Sì. Perché, diciamo, questi sbarchi continui, no, qualcuno sono benvenuti. Però tu rendi conto, spendono 5-6 mila euro per lasciare queste. Quindi è tutta gente palestrata con i loro telefonini, i loro iPad. No, quindi gente che ha dei quattrini, perché i poveri, quelli che muoiono di fame, sono laggiù. I vescovi stessi africani,
scoraggiano questo, perché lasciano le loro donne in balia ai cinesi, no, a fare le serve e le prostitute. E questo viene in Europa. Quant'è che noi ne possiamo accogliere? Quindi questa accoglienza, diciamo, è così, non disciplinata, e creerebbe dei problemi, e li crea, capito? Quindi io sono per un'accoglienza, però, che certo, sia rigorosa. Questo è chiaro. Questo è quindi con tutte le persone più sagge. Quindi, però, ecco, anche nei nostri paesi già si vedono. Quindi si vedono, cambia, perché se c'è una donna musulmana è velata, cioè non porta il niqab, non è completamente lo chador. Però ecco, si vede subito, quindi chiaro. È una donna che porta una sua identità. Lei non si vergogna di essere in quel modo, quindi ecco, e credo che ci voglia anche del coraggio. E capisco anche il coraggio di una bambina che nasce in una famiglia musulmana a voler accettare, che a rinunciare a quelle che sono le tradizioni loro, e che vengono massacrate, vengono uccise, perché non rispettano la loro tradizione. Quindi renditi conto che conflitto che c'è culturale. Certo, no, e la nostra epoca, Don Virgilio, è chiamata proprio a dare, se non risposte, perché risposte sarebbe già qualcosa di grande, però a prendere atto di questo grande mutamento in corso, che è un mutamento epocale. Questo realmente è vero, epocale, questo è vero. Realmente epocale. E quindi ecco, ma quello che più dispiace è che l'Europa perde le sue radici, certo. Cioè perde il suo sostrato. Se quindi noi, ecco, dimentichiamo, tu pensa che hanno fatto gli onori a Chirac, io vescovo di Parigi l'avrei rinunciato di fare questo, io al vescovo di Parigi e al cardinale ho detto ti sei sbagliato di grosso a fare la Saint-Sulpice, a fare gli onori a questo signore Chirac, che quando il nostro presidente di Forza Italia Berlusconi andò là e parlando che il Papa, che era Giovanni Paolo II, dice di fare un riferimento, perché l'Europa dove è nata? Certo, non è andata via con la Rivoluzione Francese. Quindi ecco fondamento della radice cristiana. Ecco, gli rispose, certo. Merci, messe la be, grazie signor Curato, ma non se ne fa di niente. Ecco, io, vedi che sono estremista in questo caso. Quindi un funerale sì, ma privato, non di Stato, capito? Quindi perché ancora, ecco, la massoneria francese, la cultura francese, la laïcité, quindi laïcité vuol dire disconoscere un'altra realtà, c'è soltanto la Marianna, c'è soltanto, e pensa che la metà della mia figlia è francese, c'è una sorella e un fratello che sono in Francia, quindi pensa un po', però ecco, anch'io ho una figlia a Parigi. Pensa un po', i francesi poi sono quelli che si lamentano sempre, quindi tu vedi i gilet, eccetera. Adesso questi sono discorsi politici, sì. Per dire, ecco, quindi quando noi abbiamo dimenticato questo sostrato, diceva il poro Lapira, Giorgio Lapira, la nostra cultura è Gerusalemme, Atene e Roma, e Fiorentino insorgio, e anche Firenze. Sì, vabbè, è venuto dopo però. Anche Firenze, quindi pensa un po'. È vero. Ecco, sono le nostre origini, Roma, Atene e Gerusalemme. Sono le nostre, appunto. Se si è dimenticato di questo, ecco, l'Europa sta naufragando. Vedi che portarti su un piano culturale subito ti animi. Ecco, ecco Don Virgilio che ritorna. Ti voglio però continuare a provocare sul piano culturale. Il Viva Maria. Ecco, il Viva Maria è ecco, stato. È ti stato. Provoco perché tu hai lavorato tanto per questo. Spiegaci un po'. Bene, è l'unica manifestazione che è stata fatta in Arezzo, nel 200° anniversario. Sì. Quindi, sfruttando la parola battaglia di Rigutino, noi abbiamo dato l'incarico al nostro storico, Carlorini Santino, che ha scritto un bellissimo libro, che è la Bibbia, sono venuto qui a presentarlo, Rigutino, l'antica Bricianum. Dico, senti, fai questa pubblicazione. E ne è venuto oltre 300 pagine, un lavoro stupendo. Quindi abbiamo preso a cuore questo avvenimento. Abbiamo fatto l'unico monumento che esiste in provincia d'Arezzo, va bene, si è fatto 3 giorni di festa con lo Stocchi, che ha portato la sua mostra di armi da fuoco, bellissima, assicurata per 1 miliardo, vigilanza giorno e notte, guardie armate per vigilare queste armi
che sarebbe oggi obsolete, ma di grande valore storico. Quindi le armi dell'epoca di Napoleone. Poi ci fu quella manifestazione, il 113° battaglione di Napoleone, che sono un po' tutti questi fanatici napoleonici. Sono tutti professori universitari che si raccolgono, chi da Trento, chi da Trieste, chi da Verona, e fanno queste manifestazioni, questo accampamento, va bene, queste battaglie. Si divertono. E si divertono. Quindi con queste spingarde, con questi fucili a pietra focaia. Quindi è il fucile a pietra focaia. Allora la parola cartuccia viene dalla carta che si metteva, la polvere si apriva, è come una sigaretta, si apriva, si metteva la polvere, si metteva la carta, si metteva la pallottola, bene? Poi una pochina di polvere si metteva sul cuscinetto dove c'era la pietra focaia che faceva l'accensione. Per dargli potenza, poi così. Sentite tutto, pippam, pippam, come... i soldati cecchini della prima guerra mondiale, la famosa canzone Tapun Tapun era il coso delle armi tedesche, delle armi austriache. Tapun, tapun, facendo tapun. Bene, quindi questo duplice colpo. E quindi fu un avvenimento storico. Vent'anni fa, 1999, no? 1999, bene, sì, fu una media di 3 giorni. Io preso a cuore la pubblicazione di questo libro, poi tutta questa, insomma, ora lo posso dire tranquillamente. Sono passati 20 anni. E ci ho rimesso 10 milioni, ecco, di tasca mia, quindi non è che sulle cose della parrocchia, 10 milioni per dar valore a questo piccolo monumento che, passando di fronte al Planet, andando per, certo, la via, per la via verso, sì, Vitiano, si vede questo, dove c'era già una vecchia immagine, capito? C'era una vecchia immagine ormai distrutta dal tempo. Quindi si è fatto questa immagine, questi 3 giorni, la presentazione di un libro. Venne il rappresentante dell'ambasciata polacca in Vaticano, va bene? E poi ecco, si fece questi canti Jesz Polka, Jesz Ginowa, che è l'inno polacco. Si imparò l'inno polacco, si imparò la marsigliese, e Fratelli d'Italia. Si fece 3 giorni, ecco, di un avvenimento stupendo. Di un accampamento generale. L'accampamento, sì. Dopo lasciarono l'attestato di benevolenza, come usava quando, perché a Castiglioni, quando arrivarono, le truppe a Rigutino si massacrarono, ma a Castiglioni sbozzarono un po' di quattrini, ecco, e l'accontentarono. E il sindaco dice: ci pigliano in giro per questo fatto che abbiamo pagato, però abbiamo salvato Castiglioni da una invasione. Quindi era il sindaco Alpini, mi ricordo, che rappresenta la manifestazione. Dice: voi ci pigliate in giro, scherzate, però abbiamo salvato Castiglioni da qualsiasi tipo di vandalismo. Invece a Rigutino, battaglia di Rigutino, poi quei 400 cruenta, morti, certo, non sono stati 400 morti, ma ha innescato quel grido del Viva Maria, che poi è stato, potremmo dire, il grido d'allarme, di risveglio, certo, nel nome della Madonna del Conforto, che poi, ecco, si è fatto questo piccolo ricordo, e l'abbiamo messo lì dove adesso ha chiamato la Madonna del Conforto, perché il Sinistrum Aretino si era arrabbiato, perché la resistenza è soltanto quella del 1943-45. Non si vuole riconoscere l'eroismo di questa gente, di questa povera gente, di questa ribellata, nel nome della Madonna del Conforto. Vorrei difendere la loro tradizione, la loro cultura, le loro donne, i loro beni. Quindi ecco, l'hanno cercato di oscurarla. Noi abbiamo avuto il merito di portare, ecco, a conoscenza questo avvenimento in un libro, in un monumento, in una targa, che allora il sindaco Fanfani accettò di metterla. Poi tutte le lamentele, ecco, gli hanno fatto togliere. Il sindaco, l'ultimo sindaco, non mi ricordo, se ero sindaco io, non la toglievano. Allora io la misi nella mia parrocchia di Rigutino, la misi in casa, che era canonica, lo stesso, Viva Maria, insorgenza. Allora c'è stato un signore d'Arezzo, ecco, che ha avuto una persecuzione contro questo, ce l'ha fatta togliere,
però l'ho messa sempre in garage, a suo tempo la ricaveremo. Beh. Il Viva Maria è stato un grido, diciamo così, di insorgenza, ha liberato tutta la Toscana, l'Umbria, le Marche, mezza Italia liberata, non lo vogliono riconoscere. Ecco, c'è una cultura coi paraocchi, ecco, è soltanto quella che penso loro, e come dicono ora l'ultimo, non so, l'ultimo sondaggio, che non la pensa come noi, è un ignorante, è un analfabeta. Quindi si criminalizza chi non la pensa come loro. E questo si chiamano democratici. Ma che democrazia è? Quando nel nome siamo contro l'odio e si cerca di odiare chi non la pensa come noi. Infatti questo è un discorso che ci porterebbe molto lontano, perché è proprio questo la difficoltà di, ma che non è nel Viva Maria proprio in generale, di accettare le ragioni dell'altro. È tipico italiano. Che poi, quindi, ma non solo, sai, perché proprio nell'ascolto reciproco, nel dialogo che può essere anche, ovviamente, anche su diversi punti di vista, e ci mancherebbe altro, però quello che poi fa la sintesi è l'incontro, ognuno può anche tranquillamente rimanere delle proprie opinioni, però ci si può incontrare in tanti modi. Dice Sant'Agostino. E la storia. Ognuno tenga le sue opinioni, le sue idee. Al di là di tutto ci sia la carità. Quello che dico io quando confesso. Sì, che la carità è anche ascoltarsi. Quando confesso l'uomo che bisticcio con questo, marito e moglie, tenete le vostre opinioni. Non continuate a bisticciare, che starete insieme, però amatevi, vogliatevi bene. Sì. Quindi ecco, ora non dico l'amore, ma il rispetto. Ma il rispetto, insomma, che poi rispetto. È la base. Ma c'è anche un'altra cosa culturale che adesso abbiamo chiuso, che è la voce del vicariato. Quindi era un mensile, ogni mese usciva a queste 20 pagine la voce del vicariato, che a dire la verità era un giornalino a livello vicariale di tutta la zona del vicariato di Ricutino, che erano 10 parrocchie. Poi, sai, i preti si stancano a scrivere, a stampare. Io invece ho continuato, ho avuto la legittimazione del tribunale, quindi l'autorizzazione a stampare, certo. E anche lì sono venute delle beghe, comunque ho avuto l'autorizzazione, e ogni mese c'era questo giornalino che arriva in tutte le famiglie gratuite. Devo dire che avevo più abbonati io, 800 abbonamenti, che Toscana Oggi. Io ho fatto per diversi anni il mandatario per la diocesi a Toscana Oggi, andavo a Firenze a rappresentare un po' Toscana Oggi. Devo dire che andavo con vergogna, perché il nostro giornale aveva poca diffusione, a confronto con Prato che aveva 16.000 abbonamenti, capito? 16.000 abbonamenti, e anche Sansepolcro aveva 250 abbonamenti. Però succede che i giornali li leggono soltanto gli anziani. Poi gli anziani ci vedono meno, poi gli anziani pagare 50 euro cominciava a... Sicché è ridotto un po' ai minimi termini come stampa. Ma questa è una crisi della stampa totale, generale, che non riguarda di tutti i giornali, quindi non è che è una cosa generale. Però noi stampiamo questo giornalino, e anche lì le mie idee, i miei pensieri, va bene, un mio vicino di casa, un mio parroco, le chiamava i miei editoriali, così scherzavo, le tue pisciatine, molto scherzoso, molto gentile. Ascolta, Don Virgilio, tu ti sei occupato a lungo anche dei beni culturali della diocesi. Sì, ho avuto per 5 anni questo incarico, fino a quando successe questo patatrac, dico non voglio mettere in difficoltà il vescovo, e furono subito accettate. Quello del Trevino? Quello col trenino, insomma. E allora ero direttore dei beni culturali. Di cui prima. Sì. E però ecco, ho avuto il vantaggio di conoscere. Ma anche per preservarti, per sollevarti dalle critiche, assolutamente paterna è stata. Hanno esagerato, no? E quindi sembrava la Santa Inquisizione, sembrava che fosse, insomma, un Torquemada, e il nostro invece no. Ma dicendo questo prete ha sbagliato, chiede scusa, chiediamo scusa, dice ai nostri fratelli, ma sono manco cugini. E giù, ci rincaravi la dose. Ma chiacchierando così, no, ma sono manco cugini, ai nostri fratelli qui, giustamente. Quindi abbiamo costruito questo per 20 anni, e lì c'è la storia di Ricutino, sono avvenimenti, quindi le cose minime, particolari, che magari oggi è un fatto di cronaca, però domani, ecco, è un avvenimento che ricorda una tradizione. Sì, sì. Noi facevamo che a 50 anni noi facciamo le nozze d'oro con la vita.
E allora è bello, serviamo questi ragazzi che io ho battezzato, facciamo 50 anni. Che bello questa. C'è una preghiera molto bella dei cinquantenni, ma molta preghiera. Poi facciamo per la festa dei Santi Quirico e Giuditta le coppie che fanno oro e argento, 50 e 25 anni. Ma questo è un momento bello, perché i nostri patroni, madre, figlio, è una piccola famiglia e il padre non se ne parla, ma probabilmente è orfana, è vedova, però è la famiglia. E quindi valorizziamo la famiglia. È venuto molte volte il Vescovo, è venuto Bassetti, è venuto il nostro Fontana, insomma, chiamo sempre qualche personalità, anche esterna, però è un momento bello, ecco, nella parrocchia, rivedere queste persone, ecco, che si fa. I titoli di queste cose. Quindi dopo il Comune d'Arezzo ci ha copiato, perché già, sì, è vero. Sì, ci ha copiato. Noi cinquantenni è già da 20 anni che li facevamo, anche di più, capito? Quindi è rivalutare questa famiglia che oggi è veramente in crisi, no? Quindi non ci si sopporta più, si sta insieme finché la va, quindi non si vuole pigliare responsabilità. E questo è il problema di oggi, non si vuole prendere una responsabilità, si sta qui sulla porta o sull'uscio, che quindi possa andare e partire quando voglio, capito? Quindi di costruire una dimora stabile, ecco, non se ne parla. Quindi anche perché, come diceva il professor Fatucchi, i nostri giovani non li abbiamo allenati al sacrificio. Noi siamo stati allenati al sacrificio, abbiamo avuto tante privazioni, però ecco, quel poco che c'era ci rendeva felici. Oggi quel tanto che c'è non rende scontenti tutti. Quel poco, il mandarino, l'arancio che si aveva nella calza di Natale, era una felicità immensa, capito? Oggi tante cose e la gente è infelice. Vedi i volti felici, dicevo a mio amico, tu guarda i volti di questa gente, ma le vedi felici? No, è tutta preoccupata giustamente del domani, dei soldi, del coso, di mettere al mondo un figliolo. Noi siamo stati 5 figlioli, no? 3 nati durante la guerra, quindi la cosa era povera, c'era il pane poco più, non è che ho sofferto la fame, però ecco, la gente c'era la povertà, era dappertutto, e come tu sai la povertà non crea invidia, quindi non ci si invidiava l'un con l'altro, capito? Cosa che oggi è una determinante della società, quindi non ci si invidiava. E quindi ecco, abituati a un sacrificio, ecco, si può pigliare anche una responsabilità, si può prendere anche un incarico, capito? Quindi, come diceva il nostro Vescovo Mignone, quando devo dare un incarico a una persona, non lo do a un incarico a uno che non ha da fare niente, perché quello non farà mai niente, ma lo darò a uno che è attivo nel suo, perché farà il suo e anche quello che gli dico, capito? Ma una persona che non fa nulla, ecco. Non farà né prima né dopo, certo. Capito? Quante cose. Quante cose. Stavo pensando che hai detto le nozze d'oro, no? Questo momento, sì. Così l'hai fatta anche tu con il tuo popolo, con la tua gente. Sì, perché dire è stato un trionfo, ho fatto la porta di bronzo, poi abbiamo fatto un DVD, va bene, in cui si ricordano, perché io ho lasciato a Rigutino, sono appassionato di fotografia, oltre 14.000 scatti fotografici. Cioè i 40 anni di storia, dal 74, con la mia fedele Nikon, va bene, che mi ha accompagnato in tutti i viaggi, e quindi tutti i bambini della parrocchia, la comunione, la cresima, a uno li ho fotografati, quindi tutti gli avvenimenti, quindi c'è la storia visiva, ecco, con le diapositive, quindi c'è questo DVD, ecco, Rigutino, ecco, Mon Amour, Rigutino, Mon Amour. Bello. Quindi con tutti gli avvenimenti, ecco, delle persone, quindi rivedono i volti, rivedono le persone, che bello si vedono, questa. Ecco, bambini che adesso sono adulti, nobili, grandi, certo. No, però è bello, quindi abbiamo lasciato questo, la porta di bronzo, e ora come ultimo dono, prima di lasciare la parrocchia di Rigutino, l'organo a canne, quindi un organo 820 canne, non è grandissimo, però ha non due, è tastiere, piccolo, due tastiere, è stato inaugurato da Francesco Corti e domenica, certo. Si è fatto ecco all'introduzione, sì, anche sì. La mia festa hanno fatto qualcosa di bello, quindi noi lo manderemo in onda in questi giorni, ecco. sì, durante sì, sì. I momenti di Natale, sì. E sono momenti belli, felici, quindi ecco la cosa bella è che io lascio un buon ricordo a Rigutino, quindi che poi
Naturalmente, come dicevo, l'amore non è bello se non è litigarello, e si è anche litigato, si è anche brontolato, perché guai, chi è quel? Però piacevano tutti, ma vedi, il problema, quando è salutato. Il problema noi, che siamo ex insegnanti, è considerare gli altri come bambini, come scolari. Quindi tu brontoli come se tu avessi anche un adulto, come se fosse, come se fosse un bambino, hai capito? E quindi è anche preti o genitori che considerano i figli sempre ancora bambini, quindi c'è una mentalità. Riconoscono la razza, no? Che ha figlioli, ma quando tu li trovi, per me è sempre quella bambina. È vero. È vero. È vero, però questo è vero, assolutamente vero. Il prete, sì, sì, i genitori, sì, li considerano anche cresciuti, però li rivedono sempre come bambini. Quindi abbiamo, come dire, questa mentalità, ecco, così, non dico di perversione, ma una mentalità, ecco, che, ecco, non considera la crescita. Qualche volta penso qualcuno abbia anche per male, che mi consideri sempre un bambino, capito? Eppure qualcuno invece c'ha anche piacere, mi consideri sempre come una persona. Ma no, che perché si scattano poi questi meccanismi di grande intimità, no? Sì, con è vero, le persone. Vero. Per cui alla fine è il cuore, che, cioè non è la mente ma è il cuore, no? Che persone, riavvolge il nastro. Quelle persone che hai più criticato, esatto, brutta, sono le persone che ami anche di più. Capito? Evidente. Quindi se poi, non ti importasse, sì, non sì, è vero, lode. Sì. Quindi io, ecco, ho amato la mia gente, veramente. Mi hanno voluto anche bene, ecco. Sì. E continua ad amarti, certo, perché sì, mica scompari. Sì, erano commossi, io mi sono trattenuto anche per motivi, diciamo così. Di pudore. Di pudore, vero, sì. Le lacrime sono sempre un po' di pudore. E però, ecco, dico, poi non vado lontano, vado qui a Arezzo, sono coinquilino del vescovo. Il vescovo, cioè, è mio. Ma di che si parla? È il mio coinquilino, io sono sopra e lui è sotto. E voi, differentemente da quello che dicevamo prima, vi conoscete e vi salutate, sì, 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 sì. Non come tanti, sì, condomini, no, 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 condomini moderni, sì, sì, dove abbiamo, non si sa chi c'è sopra comune e chi c'è sotto. E poi, ecco, mi ha dato l'incarico di essere, come dire, il rappresentante dell'archivio storico diocesano. Questo è un bel incarico. È bello, sì. Questo è un bel incarico. Lì mi trovo bene, mi trovo a mio agio, insomma. Ecco. E allora noi ci incontreremo presto in un'altra occasione per fare un'altra puntata, anzi ci aprirai tu le porte dell'archivio, perché io è tanto che desidero farlo conoscere, sì, ai nostri telespettatori, a far conoscere le grandi, immense, e sottolineo immense, ricchezze del nostro, sì, archivio. Ecco. Ancora io devo prendere conoscenza, soltanto che soltanto una volta, quando c'era ancora la Bassetti, ecco, Don Carlo cavò proprio dal cavò le cose più preziose, con cui mi sembra che ci sia una pergamena con la firma di Carlo, Carlo Magno. Esatto, esatto. Quindi, ecco, quelle pergamene che non bisogna toccarle con le mani, toccarle con i guanti. Con i guanti, perché tutto non molto, sì, non sì, ci rimanga impresso. Esatto. Quindi quello è il tesoro, è la storia. E noi lo faremo vedere, sì, d'accordo? È una promessa, sì, Don Virgilio. Sì, sì, eh? Sì. Bene, carissimo. Allora, grazie. Grazie per grazie aver chiacchierato con noi. Si è fatto una per averci raccontato del più e del meno alcune cose della tua vita, gli aneddoti sì, divertenti, sì, che hanno contraddistinto Don Virgilio, perché Don Virgilio è così, ci piace così, poi alla fine, con queste battute, che sì, poi, vabbè, si va su tutti i giornali, che dobbiamo fare? Ma avete dato una pubblicità immeritata. Tra l'altro ho avuto una pubblicità, diciamo, in Italia, veramente notevole. Ecco, non c'è andato a cercarlo come quel tipo quando c'è Canale 5 che appare sempre dietro con una penna, che probabilmente sì, è vero, quel presidenzialista, che probabilmente come Paolino, ma quello non sa manco né leggere né scrivere, ma va con una penna per dire sono un giornalista. Così. E invece Don Virgilio è autentico, è sì, così. Sì, sì. Allora grazie Virgilio, grazie per tutto, grazie per, a nome di tutti, per il tuo grande servizio, grazie, alla comunità, grazie, di Ricotino. Obbligato. Grazie, 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 grazie. A tutti voi, cari amici, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con Vis-a-vis riprenderà martedì 7 gennaio. Anche noi ci interromperemo per le vacanze natalizie e quindi l'occasione è davvero cara e gradita per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie i più affettuosi auguri di Buon Natale.